Ma è vero che il nuovo iPhone 15 Pro è un telefono così performante che può sostituire la nostra fotocamera professionale in alcuni contesti anche professionali, come per esempio la fotografia di interni? Seguite questo video fino alla fine perché andremo a rispondere proprio a questa domanda. Ciao a tutti, amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia. Sto scattando fotografie con iPhone 15 Pro ormai da circa un mesetto, oltre che da svariati anni con la mia strumentazione professionale. Se vi dovesse interessare l'argomento, io vi invito innanzitutto a iscrivervi al canale e andare sul mio canale a recuperare i vari contenuti che ho già pubblicato sia su iphone 15 pro sia sulle fotocamere professionali e non che utilizzo tutti i giorni nel mio flusso di lavoro ma facciamo prima un passettino indietro per chi non lo sapesse mi occupo frequentemente di fotografia di interni o addirittura scritto un libro a riguardo lo trovate su amazon vi lascio il link come sempre in descrizione per chi fosse interessato ad approfondire in alternativa trovate gratuitamente sul mio canale una serie di video in cui vi faccio vedere sia come si scattano fotografie di interni sia come si post producono per i risultati migliori. Torniamo a bomba a parlare del nostro piccolo amico. Come detto l'ho già testato e devo dire che per alcuni frangenti come per esempio la fotografia di viaggio o la, la food photography, quella da eh, food influencer, non quella da fotografo professionista, questo telefono performa molto bene, ha delle ottime caratteristiche che lo rendono ideale per alcuni tipi di fotografia e soprattutto per la visualizzazione a monitor a monitor piccolo di smart nintendo ovviamente se lo guardiamo sul monitor di un computer le differenze si vedono però io so benissimo che il 99% degli utenti ormai non utilizza più il computer né per lavorare né per fruire i contenuti e quindi l'unico portale che abbiamo sul mondo è questo ormai quindi scattare su questo e vedere poi i contenuti sul suo monitor può avere una resa drasticamente diversa rispetto alla stampa o rispetto a vederla su un monitor da grafica professionale o comunque su un monitor in alta risoluzione permettetemi di proseguire con un giochino divertente adesso vi mostrerò le fotografie che ho realizzato in questa sessione con la mia fotocamera professionale. Quindi queste sono foto di un lavoro vero che è stato commissionato. Questa, come potete vedere, è una sala cinema all'interno della quale abbiamo fatto delle semplicissime, normalissime fotografie di interni. Come potete vedere la resa è buona, almeno a mio giudizio, però questo conta poco perché le ho fatte io. Queste fotografie sono state scattate su tre piede con un'esposizione lunga e con cinque scatti di bracketing. Se vi interessa approfondire la fotografia HDR e capire che cos'è il bracketing, di nuovo ho una serie di video già pubblicati sul canale in cui indaghiamo a fondo questi aspetti e vi spiego passo passo come si fa a catturare una fotografia con una gamma dinamica espansa con una fotocamera professionale o semi-professionale. Nel momento in cui andiamo a fare la stessa cosa con il nostro iPhone 15 Pro, tutto questo non conta più niente perché il telefono... Gran parte delle cose le fa in automatico e gran parte delle cose invece non te le lascia fare, nel senso che sull'iPhone, perlomeno con l'app della fotocamera nativa, non c'è il bracketing. Ho notato che il telefono in automatico fa una cosa simile, perché ho notato un po' di ghosting, qualche artefatto su alcune immagini dove c'è la sovrapposizione tra aree di luce e aree di ombra. Quindi in realtà il telefono lo fa, ma lo fa in automatico, ha una lettura pressoché simultanea delle scene e ci restituisce una fotografia che ha già dell'HDR, infatti c'è l'opzione HDR automatico sull'iPhone. Questo cosa vuol dire? Sostanzialmente che il telefono ci Restituirà una fotografia quanto più completa possibile con una gamma dinamica che è già superiore a quella della macchina fotografica professionale. Sì, signori, la gamma dinamica della fotografia che noi facciamo con un iPhone è superiore a quella di una macchina fotografica. Perché il telefono fa tutto in automatico, è progettato apposta per leggere diversamente zone di luce e zone d'ombra e restituirci una foto eh, che ci piace di più. Avete presente quel fastidioso effetto quando si scatta in controluce, per esempio? Io faccio un ritratto a una persona con dietro un bel cielo azzurro, ma se sto facendo la fotografia con una fotocamera, devo scegliere se espongo correttamente l'incarnato della persona il cielo viene bianco, se invece espongo correttamente il cielo, la persona viene troppo scura. Vi siete mai trovati in questa situazione? Io sì, ed è fastidiosissima. C'è una serie di metodi con cui risolvere questo problema. E vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di andarvi a ripescare i contenuti se volete scoprire quali sono mentre se lo facciamo col telefono viene già bene di suo. Perché? Perché il telefono fa delle foto più piccole, più leggere, ha un sensore più piccolo, quindi cattura meno informazioni paradossalmente, però quelle informazioni le cattura in modo diverso, perché essendo più piccole le foto e avendo un processore più rapido, perché comunque il telefono è un piccolo computer, fa 100.000 cose mentre la macchina fotografica fa una cosa sola. Il telefono è più rapido e più progredito tecnologicamente e quindi fa una cattura diversa, immagazzina diversamente la luce, probabilmente fa una serie di esposizioni o un'esposizione con delle zone diverse separate. Il risultato è che cattura la scena in modo drasticamente diverso e adesso vi faccio vedere le immagini catturate proprio con questo telefono. Ho cercato di replicare più o meno le, le stesse angolazioni e questo, come potete vedere, è il risultato. Ora, il mio parere spassionato su questo risultato. Il risultato... È buono è incredibile come si sia arrivati a una cosa del genere su un telefono cellulare perché qualche anno fa sarebbe stato impensabile devo dire io che le ho fatte quindi ero lì e io che le ho post prodotte quindi le ho viste a monitor belle grandi mi rendo conto che c'è una differenza nel senso che il file della macchina fotografica oltre ad essere più grande in termini di megapixel quindi una risoluzione maggiore ha anche una nitidezza che non ha nulla a che fare col file del cellulare ha anche una profondità colore che... Secondo me è diversa sulla carta, risulta che la profondità colore sia uguale, quindi da quel punto di vista non dovrebbero esserci differenze, però come viene catturato questo colore fa tutta la differenza del mondo, perché comunque qui abbiamo un lentino piccolo così e sulla mia macchina fotografica abbiamo una lente che costa. Alcune migliaia di euro, quindi la differenza io la vedo. Adesso faremo un bel gioco. Vi manderò in contemporanea le fotografie fatte con la macchina fotografica e con lo smartphone. Dovete fermare il video e aprire un commento, e mi dovete scrivere secondo voi. Qual è la fotografia fatta col cellulare e qual è la fotografia fatta con la fotocamera? Vi do un indizio: eh, le fotografie fatte col cellulare saranno sempre da una parte e quelle fatte con la macchina fotografica saranno sempre dall'altra parte, quindi se mi scrivete destra o sinistra vale per tutte. A questo punto, io parto a farvi vedere le immagini, quindi dategli un'occhiata, fermate di nuovo il video se, se lo ritenete opportuno, rallentate la velocità se vi agevola nella visione. Io spero che a monitor si vedano le differenze perché vi dico. Io le vedo, però le vedo se ingrandisco e se ci vado molto vicino, perché se io vado lontano la resa. Somiglia molto da lontano con un'osservazione rapida da scroll. Io vi dico che non noterei la differenza. A questo punto dovreste averle viste tutte. Fatemi sapere in un commento se avete indovinato quali erano quelle fatte con la fotocamera e quali erano quelle fatte col cellulare. A questo punto è ora di assegnare i premi, perché ovviamente a sinistra avevamo le foto fatte con smartphone e a destra avevamo le foto scattate con la macchina fotografica. Eh, vi rendete conto della differenza? Vi dico che non è facile, eh? ci vuole un po' di occhio, vi dico le cose su cui secondo me la sgamate subito innanzitutto vabbè la nitidezza però questo dipende anche dalla risoluzione perché se state guardando il mio contenuto a 320p non ve ne accorgete dovete metterlo in, almeno in full HD magari anche in 4K e allora vedete bene la differenza se state guardando i miei contenuti su un televisore 4K cosa che io consiglio se avete un televisore 4K perché si vede meglio se state guardando il contenuto in 4K su un bel televisore dovrebbe esservi molto chiara la differenza tra le due immagini mentre se siete su smartphone no, fate molta a capirlo. E quindi se siete su smartphone, come fate a capirlo? Io vi consiglio di guardare soprattutto la resa delle luci, guardate per esempio il proiettore. Vi rendete conto di come sullo smartphone la, il punto luce del proiettore è una macchietta bianca brutta, mentre nella fotografia fatta con fotocamera abbiamo una bella stellina, abbiamo un bel punto luce con i fasci puntiformi perché c'era una bella ottica molto chiusa, stavo scattando a f9 se ricordo bene e quindi abbiamo una bella resa dei punti luce sulla macchina fotografica cosa che lo smartphone ancora non ci dà se non simulata, ogni tanto la simula però comunque non è bella, lo sgamiamo subito da lì, sembra, quantomeno sembra una brutta lente eh, invece, eh, invece non è neanche una brutta lente è uno smartphone, un'altra cosa su cui la sgamiamo è la nitidezza e il contrasto, perché comunque la foto fatta con iPhone per quanto sia bella, per quanto il telefono gestisca i parametri internamente secondo me molto bene purtroppo perché lo fa maledettamente bene però nel momento in cui guardiamo la fotografia mia post prodotta io ho guardato i parametri ho guardato se clippava se non clippava e quindi ho regolato le luci e le ombre eh, con del fine tuning molto preciso e la differenza si vede nel senso che la fotografia mia la vedi bene su schermo la puoi stampare la puoi mettere sul sito web ci puoi fare qualsiasi cosa la fotografia fatta con iphone è vicina, eh? è dannatamente vicina, però secondo me va bene solo per Instagram, perché su Instagram tu scrolli e la differenza non la vedi. Se la vedi più grande si cominciano a notare queste micro differenze, quindi diventa un po' problematico l'utilizzo al di fuori del social media. D'altronde però questo è uno smartphone ed è pensato per lavorare sui social media, è un telefono che secondo me non fa mistero di ammiccare alla persona comune che vuole le foto delle vacanze, però senza avere mille cose in mano, oppure all'influencer che... Che va in giro a fare delle foto fantastiche di cose che gli fanno trovare già pronte e le foto devono sembrare belle subito perché quello non ha tempo chiaramente di mettersi a lavorare a post produrle, ma deve sembrare. Chiara Ferragni è l'esempio perfetto. Chiara Ferragni non ha tempo di mettersi a, a toccare le immagini in post produzione, lei deve scattare, devono sembrare già fighe così. Ecco, questo è l'esempio perfetto di utilizzo di questo dispositivo. I social. Influencing, ovviamente, TikTok, ovviamente Instagram, YouTube, perché comunque va benissimo anche per YouTube. Tutto quello che è un pochino più professionale mh, si può fare eh? perché si può fare con questo telefono. Tu, se fai una cosa professionale con questo telefono, ti viene solo che ti manca sempre qualcosa e allora devi comprarti degli accessori esterni o usare delle app di terze parti perché non è proprio fatto per quello. Almeno questa è la mia idea. Però a questo punto questo è un mio parere, quindi è personale. Vi chiedo, lasciatemi un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Voi lo usate professionalmente? Avete trovato delle applicazioni Pienamente professionali in cui questo telefono rende bene, fatemelo sapere in un commento. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché ci saranno degli aggiornamenti e perché se mi commentate io spesso e volentieri rispondo con dei video verticali alle vostre domande più significative, quindi non rischiate di perdervele. Signori, vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video.